di flat tax abbastanza bassa, diciamo, e anche Salvini ieri ha ripreso questa idea di adottare un'aliquota al 15%. Quindi ecco, ci può spiegare la proposta? Sì, grazie, grazie mille, grazie a tutti dell'invito. Concordo con Nicola Rossi su alcune cose importanti. La prima fra tutte è che la flat tax non deve diventare un argomento ideologico, perché se diventa un argomento ideologico entriamo in un ginepraio e non ne usciamo più. La flat tax è un provvedimento necessario per far ripartire il paese che è in stagnazione da 8 anni e quindi serve quasi come sostitutivo di quella che una volta era la politica monetaria. Una volta, quando c'era il problema della stagnazione o della deflazione, si stampava moneta, si incentivava il consumo e quindi c'era la ripresa, il famoso Keynes, eccetera. Oggi noi non abbiamo più quello strumento, perché non possiamo più stampare moneta, allora dobbiamo fare in modo che questa moneta in qualche modo rimanga nelle tasche dei cittadini e stimoli i consumi. Perché questa moneta rimane nelle tasche dei cittadini, occorre che lo Stato faccia un passo indietro dalle loro tasche. Siccome oggi non esiste reciprocità, perché noi parliamo qui oggi, quando parliamo di flat tax, di imposta diretta, ed è soprattutto l'imposta diretta sul lavoro e sulle pensioni, non è che lo Stato ti bussa e ti dice scusa, quanto ti posso prendere dei frutti del tuo lavoro? Lo Stato si impone, esercitando il suo potere coercitivo, ti porta via la fetta che decide e non c'è reciprocità, perché sappiamo che le imposte vanno a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili. Ora, il punto qual è? È che un po', e qui a differenza di Nicola Rossi, io invece di numeri voglio parlarne, perché se parliamo di fisco e parliamo di tasse dobbiamo inquadrare bene qual è l'oggetto della discussione. Io ho elaborato un disegno di legge che era 3170, che abbiamo depositato in Parlamento già un paio di anni fa, che è di fatto un testo di riforma del TUIR, cioè del testo unico delle imposte sul reddito. Perché sennò altrimenti parliamo di tante cose e poi uno dice beh, ma mettete nero su bianco quello che volete fare. Allora vi faccio vedere queste slide. Allora qui avete che cosa? Avete intanto un primo indizio su come sono gli scaglioni oggi. Vedete che gli scaglioni sono 5 aliquote, 5 scaglioni, 69.000 norme che diciamo regolano il sistema tributario italiano, perché non ci sono solo le leggi che fa il Parlamento, ci sono i regolamenti, ci sono le circolari si differenziano da un'agenzia delle entrate territoriale ad un'altra agenzia delle entrate, e c'è una giungla di norme dove ci si perdono anche gli stessi esperti. Noi all'interno del disegno di legge abbiamo inserito dell'inversione dell'onere della prova, perché sapete che in materia tributaria lo Stato ha sempre ragione e il contribuente ha sempre torto e deve dimostrare a sue spese, versando un terzo di quello che lo Stato gli contesta, per poter adire di fronte alla commissione tributaria. Ora, nella seconda slide voglio subito dire una cosa: quando si parla di ricchi, perché in tutta la campagna elettorale vedrete che la sinistra dirà che la flat tax è una cosa dei ricchi, per i ricchi, per aiutare i ricchi, abbasso i ricchi, eccetera. Il problema è che i ricchi non ce n'è, il problema è che ce n'è sempre meno. Questo è un paese sempre più povero, che ha creato anzi delocalizzazione, cioè ha spinto molte persone che producevano, che portavano lavoro, che pagavano le imposte, che portavano sviluppo in Italia, a delocalizzare nei paesi dell'Unione Europea, sono 7, che applicano la flat tax e quindi una tassazione più vantaggiosa. Vedete qui dai numeri e vedete che praticamente soltanto il 2,12% dei contribuenti ha un reddito superiore a 75.000 euro. Sempre se vogliamo considerare 75.000 euro, che sono circa 2.800 euro netti al mese, è un ricco, ovviamente, no? Tutti gli altri purtroppo sono molto poveri. Allora, nella questa slide avete molto chiaro, ad esempio, lo vedete qui, l'incidenza della tassazione. Allora vedete che il 45,96% dei contribuenti concorre al gettito dell'imposta diretta per il 4,66%. Qui in questa fascia, che è il cosiddetto ceto medio, c'è praticamente tantissimo, vedete? E qui, questi qua, i piccolini, guardate quanto contribuiscono al gettito complessivo dello Stato, che è circa 151 miliardi di euro. Questa è la tassazione media delle classi di reddito e qui io vi spiego perché noi abbiamo depositato una proposta di flat tax al 15%.
perché ovviamente non ci può venire neanche in mente di fare un provvedimento di riforma fiscale che possa lasciare indietro molti contribuenti. Noi abbiamo purtroppo una platea di contribuenti che sta in questo range qua, lo vedremo dopo, cioè dal 5,71% di imposta media al 23% di imposta media. Lo vedete meglio in questa slide successiva, avete i numeri. 18 milioni di contribuenti pagano il 5,71 di imposta media, 14 milioni pagano il 15,13, 5 milioni pagano il 23 e poi questi qui, lo vedete, cominciano a salire per un'imposta media del 19,44%. Allora, se io faccio una flat tax che è sopra a questo numero qui, cioè questo 23% qui, sto penalizzando praticamente quasi 30 milioni, 40 milioni di contribuenti. È evidente che questo ce lo cassano subito, cioè solo che partiamo ci hanno già detto che vogliamo aiutare soltanto i ricchi. Allora, la aliquota giusta per la platea di contribuenti che noi abbiamo è il 15%, perché il 15% è in grado di portare ristoro tributario nelle tasche dei contribuenti a partire dai ceti più bassi, altrimenti ci cassano la proposta e non è socialmente giusto. Nella slide successiva avete qui invece il tema della costituzionalità, ha ragione Nicola Rossi, la costituzionalità è solo un modo di vedere le cose. Visentini nel 73 l'ha visto a modo suo, ha creato un sacco di aliquote, noi alle detrazioni, bonus, poi noi abbiamo creato un sistema fiscale di tipo consociativo, cioè un fisco difficilissimo, un fisco molto draculoide che praticamente cerca di seccare tutti, ma a ogni appuntamento elettorale crea il bonus e crea la legge ad hoc, per cui allora quest'anno c'è il bonus bebè, l'anno dopo c'è il bonus per gli agricoltori, l'anno dopo togliamo un po' le tasse sulla casa, l'anno dopo, e quindi insomma concediamo che cosa? Il sistema consociativo delle elemosine. Noi tutto questo lo vogliamo cancellare, il fisco deve essere semplice, chiaro e accessibile per tutti. Costituzionale lo è, perché si ottiene la costituzionalità dell'imposta applicando anziché tutto quel sistema una deduzione fissa che noi abbiamo stabilito sulla base di due scaglioni, cioè da 0 a 35 mila euro di reddito, e noi abbiamo inserito il reddito familiare perché la famiglia rimane il nucleo centrale della società su cui vogliamo investire, e quindi abbiamo inserito il reddito, diciamo, familiare come elemento su cui fondare il nostro studio. Allora, da 0 a 35 mila euro di reddito abbiamo una deduzione per ogni componente del nucleo familiare di 3 mila euro, da 35 a 50 mila solo per i familiari a carico, sopra i 50 mila euro non c'è più nessuna deduzione. Nella slide successiva, vado veloce perché abbiamo poco tempo per entrare, diciamo, nel merito, esatto, abbiamo poco tempo, qua avete diciamo, una proiezione di come avviene la progressività dell'imposta. Vedete che la signora Anna Neri, che ha 20.000 euro di reddito lordo annuo, paga il 12,7, il signor Mario Rossi, che è solo di 3.000 euro superiori, paga l'11, nonostante abbia un reddito superiore perché ha la persona a carico. Vedete qui il signor Bianchi, allo stesso modo, paga un'aliquota molto inferiore, nonostante abbia un reddito più alto di questi qui, perché ha le persone a carico, e via così. Vado veloce, ho quasi finito. Qui avete un po' invece il tema delle coperture, cioè come faremo, moriremo tutti, chiuderemo le scuole, chiuderemo gli ospedali, andremo a ramengo, ci sarà il fallimento, sarà un'altra Brexit, eccetera. Non è così, perché la flat tax non è altro che la risposta immunitaria del sistema paese che reagisce alla stagnazione. Cioè, noi fino adesso abbiamo voluto dare la tachipirina al malato di polmonite che aveva la febbre per curare la febbre, ma non abbiamo curato la polmonite. Allora, abbiamo bisogno dell'antibiotico, abbiamo bisogno di curare le cause della malattia. Qui vedete che con la flat tax noi mettiamo in moto il paese, lo vedete qui con alcune voci, cioè abbiamo l'IVA, quindi un ulteriore gettito d'IVA perché c'è una liberazione di 48 miliardi per le famiglie che anziché essere incassati dallo Stato vengono lasciati nelle tasche dei contribuenti che generano, come abbiamo detto, consumo. Poi abbiamo un'aspettativa sul sommerso, abbiamo un intervento straordinario di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia di crediti inesigibili, abbiamo maggiori entrate per i nuovi occupati, il PIL, e abbiamo addirittura un saldo positivo. Ma per chi fosse, diciamo, in qualche modo scettico,
abbiamo inserito delle clausole di salvaguardia, cioè vale a dire che noi ci prendiamo la possibilità di aumentare fino al 5% in più sull'IRES, cioè quindi sulla tassazione per le aziende, e fino al 5% in più per le famiglie sopra gli 80.000 euro. Quindi noi abbiamo una clausola di salvaguardia di 13 miliardi e mezzo. Un'altra è questa qui che riguarda la spesa, cioè 12 miliardi, perché a quel punto se io ho ridotto di 10 punti il carico fiscale per le aziende, non ha più nessun senso che io debba gravare sulla fiscalità generale per 7 miliardi per pagare il Jobs Act, perché le aziende fanno da sole. La stessa cosa vale per il sistema dello sviluppo economico, dove ci sono 4 miliardi allocati sempre per la stessa ragione, 1 miliardo di risparmio sulle agenzie fiscali che avranno meno da fare, 12 miliardi, e quindi abbiamo una bella salvaguardia. Grazie, purtroppo c'è poco tempo, spero di essere stato esaustivo. Carissimo, la sovridenza e vengono fuori, ecco, diciamo, le differenze che ci sono, che non sono solo di Asticella, ma che riguardano anche questioni generali. Io passerei adesso a